71esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, siamo alla serata, conclusiva serata di gala con il regista Luca Guardabascio. Luca Guardabascio, espressione chiaramente del territorio salernitano, talento salernitano. Luca, dove sta andando il cinema italiano e dove sta andando il Festival Internazionale del Cinema di Salerno? Mi sembra che il cinema italiano stia andando in una direzione giusta, soprattutto grazie agli indipendenti, e abbiamo capito che spendere tantissimo può essere spesso un rischio elevato. Per questo il cinema spesso deve legarsi a delle tematiche importanti, come ha fatto il festival quest'anno, perché è un festival dedicato alla violenza contro la donna. E ieri abbiamo avuto una grande risposta di pubblico. Il pubblico è intelligente e quindi il pubblico, quello che gli offri, quello va a vedere. Quindi se noi partiamo da questa consapevolezza che il pubblico è intelligente, possiamo cambiare il sistema. Il sistema cinema e il sistema festivaliero. 71 anni e non sentirli. Dall'anno scorso a quest'anno il festival sta crescendo tantissimo ed è un'espressione di cinema giovane. Oggi, in questa settimana, abbiamo avuto tanti attori e registi giovanissimi, soprattutto persone interessate alle tematiche importanti che il Festival del Cinema di Salerno sa offrire, e quindi direi 71 anni, ma un festival ancora giovanissimo.